Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol, più 2,18%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Brembo, che ottiene meno 4,96%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a più 264 punti, con un lieve calo di 5 punti. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciata la produzione industriale dell'Italia, pari a meno 1,6%, un cenno ai prossimi dati macro. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Spagna la diffusione dei prezzi al consumo. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della produzione industriale, previsto lunedì. Si attende un avvio in rosso per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 6.271 punti.